Ciao Alissa! Ciao! Ho preso un nuovo libro della buonanotte! Però c'è un problema, non lo possiamo aprire, perché c'è scritto non aprire questo libro. Ti ricordi quell'altro libro, non aprire questo libro, ti prego, e non lo dovevamo aprire e noi l'abbiamo aperto lo stesso? Ecco, questa volta invece non lo apriremo, perché c'è scritto proprio grande, non aprire questo libro, leggi qualcos'altro. Quindi lo posso mettere via e ne scegliamo un altro? No, 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 non farlo, Alissa, non farlo. L'altra volta l'abbiamo aperto, che significa? No, no, non farlo, no, no. Guarda, guarda come ci guarda. Ci guarda malissimo. Non vuole che giriamo pagina, Alissa. Sai che ti dico? Tiring! No, no, aspetta, vediamo cosa dice. Allora, oh, hai aperto il libro. Immagino sia stato un incidente. Nessun problema, capita a tutti. Non sono arrabbiato. Però, per favore, non voltare pagina. Ok? Gli diamo retta? No. Non gli diamo retta, poverino? No. Cosa diavolo? Hai voltato la pagina. Ma ci senti bene? Probabilmente non hai capito, perciò te lo dirò un'altra volta, forte e chiaro. Per favore, non voltare la pagina. Dai, su, Alissa. No, 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 no! Oh, oh, oh. Cosa stai facendo? Ti ho appena detto di non voltarla. Mi hai sentito di sicuro. Guarda, ero molto ragionevole quando hai aperto il libro, ma questo è troppo. Fai qualsiasi cosa, ma non girare pagina. Vabbè, dai, chiudo. Dai, chiudiamo, Alissa. No, l'hai fatta arrabbiare tantissimo. L'hai fatto di nuovo. Sei impazzito. Che cos'hai nella testa? Adesso sei in pericolo. Non sapevo che era pericoloso, però. Aspetta, vediamo cosa succede. Ti do un consiglio da amico. Non ti conviene vedere che cosa c'è nella prossima pagina. Un ragazzino una volta l'ha visto e i capelli gli sono diventati bianchi dalla paura. Oh, oh. Fai quello che vuoi, ma per favore non girare pagina. No, Alissa, ma vuoi diventare così? Vuoi diventare così? Te la rischi? Ok, ok, la storia dei capelli bianchi non era vera. Ah, ci voleva fregare. Scusami, ho mentito. Ma tu non ti rendi conto? Devi assolutamente fermarti. Parliamoci chiaro. Se giri di nuovo la pagina, io non ti parlerò più. Mai più. Per favore, non voltare la pagina. Ma dopo non ci parla più, Alissa. Cosa c'è scritto? No, ha detto che non ci parla più, guarda. Guarda, intanto guarda qui la faccia. C'è rimasto malissimo. E poi, eccolo. Offeso. Uff, c'è scritto uff. Cioè, non ci vuole più parlare. No, 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 no. Guarda, 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 lo stai facendo arrabbiare super tanto. No, no, guarda, guarda com'è arrabbiato. Guarda com'è arrabbiato, Alissa. Io non lo farei se fossi in te. Io lo farei se fossi in me. Se ne va. Guardalo. Diventa sempre più arrabbiato. No, 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 no. Non si parla? No, no, no. Ah, l'hai fatto ancora. Nonostante la tortura del silenzio. Bene, allora dirò ai tuoi genitori quello che stai facendo. Se non metti via subito questo libro, dico sul serio. Ti prego, non voltare anche questa pagina. Beh, ma io lo so già quello che stai facendo. No, Alissa, Alissa, no, 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 no. Wow, ok, ti avevo avvertito, ora chiamo i tuoi. Mamma, papà, vostro figlio continua a girare le pagine. Deve essere punito. Mandatelo nella sua camera. Niente cena per una settimana. Confiscategli tutti i libri, incluso questo. Olla. Vediamo se giri ancora le pagine adesso. No, Alissa, guarda, sei in punizione. Devo toglierti tutti i libri, anche questo. No, 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 no. Oddio, non vuoi proprio fermarti. Per favore, ti prego, non voltare un'altra pagina, guardami.
Sto piangendo, ti sto implorando. Credimi, se arrivi alla fine di questo libro, io sono rovinato. Guardalo, poverino. Farò qualsiasi cosa. Vuoi oro? Ti darò l'oro. Vuoi una macchina volante? Te ne costruirò una. Ma per favore, non voltare pagina. Non vuoi una macchina volante, Alissa? Perché la vorrei avere. Guarda, è come un filo. Guarda, l'ha costruita lui. Ma riesce anche il mocciolo. Ma poverino. No, no, non hai pietà per questo poveraccio. Bene, sembra proprio che con te non si possa ragionare. Vai pure avanti allora. Gira la prossima pagina. È esattamente quello che desidero. Dico davvero, vai, gira. Aspetta, potrebbe essere una trappola. Potrebbe essere una trappola, Alissa. Lui fino adesso ci ha detto di non voltare pagina. E adesso invece guardalo, ci dice di girarla. E se ci aspetta qualcosa di brutto? Voglio vedere. No! Stavo provando a imbrogliarti, ma non ha funzionato. Non devi assolutamente voltare l'ultima pagina, o accadrà qualcosa di terribile. Io? Strega? Ok, cosa è successo? Sai, una volta ho incontrato un'orribile strega che mi ha detto che se qualcuno fosse arrivato all'ultima pagina di questo libro, lei mi avrebbe trasformato in un rospo. Quindi ti prego, ti supplico, non voltare pagina. Ma lo vuoi far trasformare in un rospo? No, non farlo! No, Alissa, no! No! Grazie mille! Ce l'hai fatto trasformare! Ed ecco qui, Alissa l'ha fatto trasformare in un rospo. Sei proprio una bambina senza pietà. Vabbè, dai, lo facciamo ritrasformare normale? Sì! E allora, ta-da! Riapriamo la prima pagina e stavolta non andiamo avanti. Così lui resta sempre così, va bene? No, Alissa, no! Dai, ma ci hai preso gusto! Nah, di nuovo rospo. Poverino, ma ormai lui ti conosce. Perché prima l'hai fatto spogliare con l'altro libro. Adesso l'hai fatto trasformare in un rospo. Voglio rivedere l'altro. Eccolo qua, anche se in realtà questo sarebbe il 2. Perché è uscito prima questo e poi è uscito questo. Io però non lo sapevo e ti ho preso questo direttamente come primo libro. È uguale, si possono leggere anche prima questo e poi quest'altro. Comunque ragazzi, vi lasciamo in descrizione il link al video che abbiamo fatto di questo libro, perché è divertentissimo anche questo. Ve li consigliamo e sono davvero molto belli. Sono dei libri, ma in realtà sono dei giochi, vero Alissa? Me li voglio. No, non farlo! Vabbè ragazzi, vi saluto prima che Alissa combini di nuovo un altro disastro! Ciao a tutti! Ciao!